Ieri in Commissione Affari Istituzionali è passata l'abolizione parziale, l'abrogazione parziale della legge Merlin. A questo punto qual è l'iter, visto che comunque devono essere coinvolti anche altri consiglieri regionali? Ma l'iter adesso vede innanzitutto il passaggio in consiglio, e quindi quello è determinante. Una volta approvato in consiglio, e noi ovviamente ce lo auguriamo, sempre che si mantenga la stessa maggioranza che si è trovata ovviamente in commissione, da lì poi andremo a distribuire, io essendo un delegato, qualora, ripeto, passasse il provvedimento, a distribuire questo testo a tutte le regioni d'Italia, chiedendo a chi è interessato ovviamente di poterla portare rispettivamente nei vari consigli regionali. Abbiamo bisogno di altri quattro consigli regionali. Ecco, a quel punto lì poi si può presentare il quesito in Cassazione e ottenere la possibilità di poter scegliere la gente, perché qui non si tratta di capire cosa succederà dopo o meno. Noi vogliamo che i cittadini si esprimano su un tema, quello della prostituzione, per cui, ripeto, tutti ce l'hanno sotto gli occhi, tutti vedono cosa sta succedendo e molti fanno finta di niente. Ecco, io penso questo i politici. I cittadini è giusto che si esprimano, forse è la volta buona che in Parlamento si faccia una legge che regolamenti questo fenomeno rispetto a quelle che sono, quella che è la realtà moderna, perché rispetto al 1958, pensate voi, abbiamo una legge sulla prostituzione del 1958, un po' di cose sono cambiate. Abrogazione non a caso parziale perché alcuni aspetti vanno mantenuti, lei l'ha precisato. Sì, alcuni aspetti sono mantenuti perché la legge Merlin non è tutta da cancellare. Una parte va mantenuta, soprattutto quella parte riguardante, che prevede delle pene nei confronti di chi sfrutta, chi fa sfruttamento della prostituzione, di chi fa reclutamento, di chi addirittura induce alla prostituzione e soprattutto pene che riguardano anche la prostituzione minorile. Queste vengono mantenute, viene cancellata quella parte ovviamente che vieta di fatto, che abolì ai tempi le case di tolleranza, quella parte che non ci consente di poter prendere in esame la questione sotto un profilo più laico, più giusto, più corretto rispetto alle esigenze dei tempi. Oggi c'è stato un appello dei giovani musulmani proprio per la costruzione a Milano di una moschea. La Lega cosa ne pensa? Ma guardi, se posso dire la mia opinione personale, fino a quando non sarà sancito il principio di reciprocità, ossia che cominciano a costruire qualche chiesa anziché bruciarla in quei paesi, secondo me la moschea a Milano la vedranno solo con il binocolo. Questa è la mia opinione personale. Loro pensano anche in vista di Expo, comunque per una multiculturalità. Sì, ma Expo è una vetrina internazionale, questa è solamente un'occasione da parte loro per ritornare alla carica su un tema sul quale noi abbiamo detto no in assoluto. A noi non ci interessa a Cantù piuttosto che a Monza, a Milano. No, la moschea, appunto, fino a quando non si comporteranno loro nei loro paesi bene e di rispetto nei confronti della religione cristiana, non vedo perché noi qua dobbiamo assolutamente concedergli la possibilità di aprire una moschea. Poi ricordo che le moschee in tantissimi casi sono state purtroppo, ahimè, più che luoghi di preghiera, luoghi dove si sono annidati e concentrati alcuni personaggi che hanno compiuto delle stragi nei confronti della civiltà occidentale.